Buonasera, benvenuti, benvenute nel video. Cosa c'è nella mia borsina aeroportuale? Questa è la bustina, sapete, queste bustine veramente aeroportuali con questa chiusurina così fatta in questo modo. E in questo periodo voi avrete capito, io non mi sto truccando quasi per niente, quindi mi porto dietro anche in viaggio il minimo indispensabile che un po' ricalca quel minimo indispensabile che io uso anche tutti i giorni qui quando sono nella mia città tedesca. Semplicemente quello che cambia è che nella città tedesca, ossia a casa, posso cambiare magari il colore di rossetto tutti i giorni, posso sceglierne uno diverso, invece in viaggio me ne porto uno e quello è e basta. Allora, incomincio a tirare fuori le cose perché non ho tantissimo tempo a disposizione. C'è una confezione metallica di Fisherman, le caramelline, perché questa è proprio la borsina aeroportuale, significa che viene con me in aereo e nel bagaglio a mano e quindi ci sono dentro tutte le cose che servono un po' per ritoccarsi, per rinfrescarsi. C'è infatti anche un, come si chiama in italiano? Un échantillon, un campioncino di E Mountain, di una cold cream. La cold cream si chiama Going to Ibiza. È una cold cream che ha un odore fantastico di lici, questo fruttino cinesseggiante che si vede in giro soprattutto a Natale. La cold cream si può usare sia sul viso, sia ai lati del naso, dovunque ci sia qualche screpolatura, anche sulle mani, e mi piace molto. Penso anche medito di comprare la confezione intera, ma vedremo. Poi c'è uno specchietto che avete visto già in altre occasioni, è lo specchietto con le melucce e con dietro ancora il prezzo attaccato. Capita, è un normalissimo specchietto con due parti, una ingrandente e una regolare. Ovviamente c'è il piegaciglia, del piegaciglia di H&M, come potrebbe mancare, zac zac, così a caso ma non mi faccio male. E poi ci sono i prodotti per labbra. Allora, nel video della borsina Beauty Case avete visto il Budger Balm ciccione, e qui invece vedete il Budger Balm magrolino alla vaniglia del Madagascar. Budger Balm che sta andando via velocissimamente, si sta consumando velocissimamente. Poi c'è un burro cacao che io ritengo il burro cacao colorato più affidabile per i viaggi lunghi, per i viaggi stancanti e soprattutto per i viaggi in luoghi con aria viziata come gli aerei, per esempio, le cabine degli aerei. Ecco, questo burro cacao della Lavera leggermente colorato di rosa rosso, rosa fragola, questo è quello alla fragola, ce l'ho sulle labbra anche in questo momento, veramente affidabilissimo e mi piace molto, ma l'ho detto già di recente nel video che ho fatto per chiacchierare e paragonare i Burt's Bees colorati ai Lavera colorati. Poi c'è un lucido per le labbra e ovviamente il lucido è quello dell'Alverde, come potrebbe essere altrimenti? Io sono assolutamente una fan grandissima, gigantesca di questo lucido dell'Alverde che purtroppo sta uscendo fuori commercio proprio in questi giorni. Altra cosa che purtroppissimo sta uscendo fuori commercio in questi giorni è questa matita della Lavera. L'ho acquistata per due motivi. Un motivo era che mia madre cercava una matita rossa e io poi però gliel'ho descritta al telefono dopo averla acquistata e lei mi ha detto che non andava bene. L'altro motivo per cui ho acquistato questa matita è perché era in offerta, perché stanno, come si dirà in italiano, stanno discontinuando alcuni prodotti, ossia alcuni prodotti stanno anche l'Alterra sta facendo uscire alcuni prodotti fuori catalogo e questa matita è uno di quei prodotti. A me piace tantissimo questa matita, ho scoperto tardi questo rosso, è un rosso purissimo, uno dei rossi più belli che mi sia mai capitato di vedere. I rossi delle matite a poco prezzo virano sempre un po' sul viola, sul violaceo, sul ciclamino e davvero non li sopporto, non li sopporto. Invece questo è un rosso veramente puro purissimo. E poi c'è uno spazzolino per pettinare le sopracciglia, spazzolino della Neve Makeup. A me i pennelli della Neve Makeup non sono mai piaciuti più di tanto e questo spazzolino invece sì, è lo spazzolino mio ideale per questioni di sopracciglia ma anche per questioni di ciglia. E poi c'è questa piccola jar di RMS Beauty, jar che mi porto sempre dietro in questo periodo e a cui voglio veramente tanto bene. RS, RS,
bla bla. RMS Beauty è una marca difficilmente reperibile in giro, a me però piace tantissimo. Questo è il colore della piccola jar, è un rosa aranciato, è veramente tanto tanto carino. Ovviamente adesso non si vede niente perché con la luce artificiale cosa vuoi che si veda, e però è un colore veramente troppo bello. Questo colore distribuito sul viso, sulle guance, sulle labbra, rende praticamente superfluo qualunque altro tipo di trucco, è veramente un qualcosa di bello bello bello, ma qualcosa di riproducibilissimo anche con una polvere di trucco minerale non tanto la marca quanto insomma una polvere minerale, ecco questo volevo dire, oppure con un rossetto usato anche come blush. È un qualcosa che si può fare tranquillamente, si può trovare in giro anche senza avere questa specifica piccola jar. Ecco, io ora ce l'ho, me la uso e basta. Questo video è finito perché la borsina aeroportuale si è svuotata, non è rimasto più niente dentro, e quindi noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo video, come piace. Poi c'è il Budger Balm, chiaramente nel video di cosa c'è nella borsina beauty case avete visto il Budger Balm ciccione, qui vedete il Budger Balm magro, quello piccino piccino, quello sottile sottile alla vaniglia del Madagascar. Questo è semplicemente leggermente più lucido, leggermente più oleoso rispetto all'altro ciccione, che invece è un pochino più pastoso, un pochino più protettivo e quindi secondo me più adatto per la notte, però ugualmente adatto anche per il giorno, mentre invece questo no, questo è adatto solo per il giorno, secondo me chiaramente per la notte è troppo leggero. A me la notte piace avere le labbra impappate di qualcosa. Beauty Rosemary Swift, queste sono le iniziali di una signora, Rosemary Swift, ex modella, che poi a un certo punto ha deciso di creare una linea di prodotti interamente naturali, una linea molto piccola, fatta veramente di poche jar, tutte jar pochine, con dei colori che stanno bene a tutte e incredibilmente, incredibilmente costose queste jar, ma anche con ottimi ingredienti, anche poco reperibili purtroppo. Questo è il colore, questa è la tonalità che si chiama Smile, è un colore per guance e per labbra, ripeto, qui sul ditino e poi qui sulla manina. È un colore bellissimo. Adesso voi lo vedete concentrato qui in questa macchiolina rotonda, però ben diffuso, ben sfumato sulle guance, per esempio, rende veramente la faccia talmente felice di colore che non c'è bisogno proprio di altro trucco. Va tutto bene così, è vero.